Il Cesena di Fabrizio Castori fa tappa nella 21esima giornata di Serie B a Cremona. Contro i grigiorossi di Tesser mancheranno Esposito Infortunato, oltre ai Lungo De Genti, Guelfi, Schiavone e Di Noia. L'organico è ottimo, buono, allenatore bravissimo, uno dei migliori allenatori della, insomma, a Tiro Tesser non ha bisogno di certe presentazioni. Tutti gli ingredienti sono a certificare che sarà una partita difficilissima per noi. Prima di pensare al mercato, però, c'è da allungare la striscia positiva, che ora conta 5 risultati utili consecutivi, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi. Chiudere con un risultato positivo sarebbe importante, anche perché le altre ieri occorrono, quindi non ci possiamo distrarre o, come posso dire, concederci delle pause, delle riflessioni o compiacimenti. Sappiamo che abbiamo fatto un bel palzo in avanti, ma dobbiamo insistere e continuare perché la classifica è sempre lì a ricordarcelo. La corsa alla salvezza è l'obiettivo del Cavalluccio, con l'asticella che si potrebbe alzare ad almeno 50 punti. Se continuiamo così, ci vanno, ci vogliono tutti per salvarsi, perché poi ce ne sono, è più difficile ancora. Le partite, come cominciano a finire, diventano più pesanti i punti. Ci vedono sempre più difficile perché le squadre sono più concentrate, sono più attenti, concedono di meno, c'è maggiore pressione, quindi la maggiore pressione crea maggiore attenzione.